Bando alle ciance. Andiamo quasi a chiudere la sequenza dell'inseguimento dove nel video numero 9, se non vado errato, avevamo fatto la conoscenza della vera protagonista della storia, col nome in codice Miranda, anche se non sarà probabilmente il suo nome definitivo, che si trova faccia a faccia con il nostro Fuggiasco, che decide di passare all'azione e tenta molto cavallerescamente di farle un mazzo tanto. La nostra non è da meno, ma soprattutto a un certo punto utilizzerà, e lo vedremo con una scelta veramente all'avanguardia che pochi fumettisti fanno, cambiare colore, sceglierà di utilizzare una specie di visore termico per inseguire e mazzolare allegramente il nostro povero fuggitivo a cui ci eravamo quasi quasi affezionati. E adesso verrà appunto saccagnato come una zampogna da una che pesa a dir tanto 50-55 kg. Bene, sono cose che sicuramente gli faranno bene all'umore. Ma a proposito di saccagnate, chi di voi conosce il blog o sito I 400 Calci? Ok, troppe poche mani alzate, quindi andate, cercate I 400 Calci su Google e buon divertimento, specie se siete appassionati di film, di cinema, specie se siete appassionati di cinema d'azione o horror anche, perché no. È un blog a mio avviso geniale, tenuto da un team di gente con i controcazzi per quanto riguarda la critica cinematografica, il divertimento e soprattutto il pelo sullo stomaco anche. Pelo sullo stomaco che per quanto mi riguarda si è riflesso in una serie di commenti a un loro post che hanno focalizzato l'attenzione, dato che c'è chi si intende parecchio anche di fumetto tra loro, giustamente, sul fatto che ci sia una serie crescente di paraculi. Una serie, cioè, di artistucoli, autorucoli, di stafava, scusatemi, che puntano sempre più a fare le brutte copie di GP o le brutte copie di quell'altro, che non mi ricordo adesso chi è, comunque se siamo capiti, per vendere qualche copia in più, ma soprattutto per continuare nella loro lenta e più o meno coscienziosa delegittimazione di un tema che si chiama avventura, che è una cosa che sta sparendo dalle pubblicazioni fuori edicola nel mondo del fumetto. Primo perché, come vedete, siamo costretti a dire fuori edicola, cioè ci sono pochissimi fumetti italiani originali pubblicati in maniera, diciamo così, estemporanea o occasionale, quindi non con una cadenza settimanale, quindicinale, mensile, eccetera, che trattano puramente di avventura. Perché? Perché come al solito in Italia dobbiamo fare dei ragionamenti della fava, e siccome il male italiano per eccellenza nel mondo del fumetto si chiama Francia, o meglio l'idea che noi abbiamo della Francia, la conseguenza è che continuiamo a darci delle grandi bastonate sugli stinchi da soli, convinti che quello che sappiamo fare meglio, o quello che in passato sapevamo fare meglio, oggi non vada più bene. Allora, Toppi, Battaglia, Pratt, Tacconi, ma aggiungetene voi, e ce n'è veramente una quantità incredibile di grandi autori, classici anche se vogliamo, del fumetto italiano, sono diventati grandi e sono stati grandi facendo fumetti come la serie Un uomo, un'avventura della Bonelli. Trattavano avventura, trattavano guerra, trattavano lotte nella giungla, nei mari dei Caraibi, in Giappone, sugli aerei. Cioè questo trattavano, ed erano alcuni, e sono molti di loro ancora adesso, alcuni dei più importanti talenti che noi nello stivale abbiamo avuto. E invece oggi, no,
bisogna fare i jeepy, bisogna fare gli americani anche, perché bisogna fare gli americani, se no non siamo capaci, ma soprattutto bisogna fare i francesi, perché se vince Emanuele Fior bisogna fare Emanuele Fior, se vince jeepy, ripeto, bisogna fare jeepy. Questa è una delle peggiori minchiate, scusatemi, che il nostro paese artisticamente è riuscito a partorire. L'emulazione, tra l'altro, di un modello che non è neppure vincente. E vi spiego perché. Se avete letto il bellissimo, o quantomeno utile, bellissimo magari no, ma utile di sicuro, manuale, chiamiamolo quasi manuale, o saggio di Emiliano Mammucari, che si chiama... Lezioni spirituali per giovani fumettari, lui fa un'analisi molto precisa e molto attenta dei vari mercati, italiano, francese, giapponese, eccetera, eccetera, e dice che c'è stata una cosa che ai nostri occhi è un'anomalia, ma in realtà nel mercato francese ha assolutamente senso. Cioè il fatto che, pur avendo vinto Angoulême, tutto quello che potevano vincere, gente come Gipi o Emanuele Fior, hanno venduto di più in Italia. Cioè, noi italiani abbiamo dovuto aspettare che loro vincessero ad Angoulême per capire che potevano essere prodotti validi, più o meno dal mio punto di vista. Quindi, cosa significa? Che noi abbiamo ancora questa concezione, francamente malata, di divisione tra fumetto autoriale, fumetto popolare, fumetto da edicola e fumetto serio, fumetto per bambini e graphic novel, che vi prenderei a badirate nei denti ogni volta che dite graphic novel. Comunque, è fumetto. Fumetto, narrazione per vignette, ok? Comunque la mettiate, è quello. Per cui io, da aspirante un giorno disegnatore o autore, ma soprattutto da lettore, mi auguro che finalmente si possa tornare senza più preconcetti, senza più idee stupide, a parlare, a raccontare, a disegnare l'avventura. L'avventura alla Indiana Jones, per capirci. Che poi era anche quando Spielberg era veramente grande. Se posso permettermi, non quando ha iniziato a emulare poi Michael Mann e gli altri che andavano di moda dopo di lui. Spielberg, cacchio, una cosa che sa fare bene, a parte il Tempio Maledetto, è Indiana Jones. E a parte il quarto di Indiana Jones, ma non esiste, è un'illusione, ci hanno drogato, non esiste nessun quarto film di Indiana Jones. Comunque, al di là di ciò, è la stessa cosa che sto dicendo io. Non è un film minore Indiana Jones, perché tratta di avventura rispetto a Schindler List. Mi spiace, è anche migliore. Lo stesso vale per i fumetti, perché non è che se mi parli dell'Alzheimer dei vecchi, con tutto il rispetto, vali di più che Battaglia o Toppi quando raccontavano il loro uomo del... Ok? Uomo del Giappone, tra l'altro, quello di Elio, vabbè. Stiamo completando le nostre tavole e adesso, eccole qua, affiancate il risultato finale dell'inseguimento. Ciao!